In 3 minuti, quotidiano di cronache politiche a cura di Riccardo Decorato, assessore alla sicurezza e polizia locale di Regione Lombardia. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sound 24. Oggi è il 26 gennaio 2022. Le notizie che abbiamo oggi e che appaiono anche sul mio blog sono l'arresto di una ladra bosniaca, nomade bosniaca, sono sempre loro, del resto le abbiamo viste anche a Striscia la Notizia, Staffelli le ha anche inseguite, che hanno precedenti donna bosniaca incinta che ha borseggiato la senatrice Cattaneo, la senatrice a vita Cattaneo, nei mezzanini della metropolitana della stazione centrale di Milano. Ora è chiaro che queste borseggiatrici dovrebbero stare in galera, invece continuano a poter rubare tranquillamente. Io credo che dovrebbero restare dietro le sbarre, anche perché il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale sarebbe del tutto inutile se continuano a farle uscire. Faccio rilevare che alla senatrice Cattaneo non è arrivata nessuna solidarietà né dal sindaco di Milano né da altri assessori o esponenti del centro-sinistra. Altra notizia riguarda la questione dei militari nelle strade di Milano. Ora, l'operazione Strade Sicure, che fu fatta nel 2009 e che consentì a Milano di mettere in strada 436 militari, in Italia ha avuto complessivamente in Italia circa 10 milioni, ha visto 10 milioni di controlli e 61.000 persone fermate o arrestate. Ora, io credo che i militari siano necessari nella nostra città, vista la situazione che c'è, appunto, come dicevamo prima, nelle metropolitane, sui mezzi pubblici, davanti al Duomo di Milano succede di tutto. Ricordo che nel 2010 la presenza di questi militari portò al 40% dei reati in meno nella città di Milano, come testimoniò l'allora questore della nostra città Indolfi alla festa della polizia, era in maggio 2010, anche perché le forze dell'ordine attuali sono impegnate nei controlli, anche nei controlli del Green Pass. Auguro a tutti una buona serata. Il prossimo appuntamento in 3 minuti è per domani, sempre alle 19:15. E quindi a domani, buona serata a tutti.